passaggio di consegne ai Musei Capitolini. Dopo i due lottatori, straordinario bozzetto di Michelangelo Buonarroti, arriva a Roma per la prima volta nella storia il musico di Leonardo da Vinci. Dipinto su tavola, tra i pochi raffiguranti un personaggio maschile realizzato in un periodo lontano dalla maturità artistica di Leonardo e databile intorno al 1485, esce dalla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per la prima volta dopo 65 anni. È un fatto importante che conferma e dimostra che Roma sta lavorando per promuovere la cultura la più alta e la più celebrata nel mondo, quindi noi continueremo su questa strada. Contraddittorie ancora le tesi sulla vera identità del personaggio ritratto. L'opera però presenta tutti i caratteri stilistici di questo genio toscano. Il musico è fermo, ma la sua posizione di tre quarti, volta ad osservare qualcosa di lontano, trasmette allo spettatore una percezione di movimento mentale. I tratti del volto sono ben delineati, l'anatomia della forma emerge con forza, soprattutto nello sguardo. Si vedono nel ritratto i due elementi caratteristici dell'opera di Leonardo, vale a dire un grande scavo psicologico che comporta, presuppone, una individuazione anatomica assolutamente raffinata, perché l'anatomia è a servizio della psicologia, in questo caso di un atto di creazione. Un regalo per Roma e i romani? Penso proprio di sì. Venite numerosi che vi divertirete a vedere una cosa che è sicuramente emozionante per tutti.